Registrazione avviata. Ok. Procediamo all'appello. E allora, seduta 63 del 1 aprile 2021, procedo all'appello. Consigliera Piroffi. Buongiorno. Presente, buongiorno. Consigliera Caronia, assente. Consigliere Ferrara, Assente. assente. Consigliera Gentile. Presente. Consigliere Melluso. Sono presente, buongiorno. Buongiorno. Presidente Russo. Presente. Consigliere Tantillo. Consigliere Assente. Tantillo, assente. 4 presenti, 10 e 08. Va bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Abbiamo comunicazioni che già ce le siamo dati per giorno 8 e giorno 9, e le così lasciamo a futura memoria al verbale. Giorno 8 e giorno 9 con articolo 31 e poi sopralluogo l'indomani al Ponte Oreto. E io vi invito comunque a ricordare a tutti coloro a cui abbiamo mandato l'invito di ricordarglielo per la prossima settimana, onde evitare, per il sopralluogo parlo, onde evitare che sia passato troppo tempo e magari forse c'è una dimenticanza. Bene. Abbiamo anche in sospeso il voto su Michelangelo o sbaglio? Sì, il voto su Michelangelo noi l'abbiamo spostato perché Fausto ci ha chiesto di non farlo. Sì, la richiesta me la ricordavo, mi ero persa il passaggio quando l'abbiamo fissato. Sì, l'abbiamo fissato per la prossima settimana, esattamente martedì. Presidente, se non vado errato. No, martedì abbiamo sempre quel problema di collegamento telematico. Allora, mercoledì siamo rimasti. Siamo rimasti mercoledì. Che sarebbe 7, se non sbaglio. Esattamente, mercoledì 7. Quindi mercoledì 7 abbiamo il parere da esprimere sul piano particolareggiato Michelangelo. Ma giovedì 8 il articolo 101 e poi il giorno dopo sopralluogo a Ponte Oreto. Ma non ho capito. Invece martedì che problema abbiamo di connessione, in questo passaggio non ce l'ho. E allora, a causa di problemi tecnici legati al coronavirus, che per cui un dipendente chi sia, non si sa, del secondo piano del patrimonio, che non c'era nessuno praticamente, siccome non c'era nessuno, era vuoto. A un dipendente ci venne un coronavirus, insomma, è stato positivo al coronavirus e quindi hanno chiuso la struttura. Questa ci implica un buona serie di problemi. Io, per esempio, mi trovo in aula consiliare, mi faccio la commissione da qui, in maniera che già sono arrivato, non arrivo in ritardo, come sempre, in consiglio comunale. Quindi questo ci pregiudica il fatto che non essendo in presenza le apparecchiature magari non sono idonee e quindi si fa un collegamento con i telefonini, con le cose, tu sai benissimo che ci convivi con questi problemi e quindi c'è qualche problema tecnico a causa di magari qualcuno che si è preso ferie, ora non mi ricordo di chi. Io. Ecco, Anna Caronia ha preso ferie, quindi mancano le apparecchiature. Ma ci vediamo lo stesso? Oppure non capisco? Sì. Ah, ok, va bene, era questo il senso della domanda. È che senza Anna è tutto difficile. Comunque vada, ci sarà la commissione. Magari per difficoltà tecniche ci si sposterà a provare il verbale il giorno dopo, perché siamo con i telefonini, quindi le difficoltà del caso. Va bene, questo era per, come giustamente dice, ma per quale motivo? Che problemi ci sono? Ma era giusto che si sapesse.
io dovevo leggere un documento, ma non ce l'ho qua con me, Anna. È sulla tua mail, puoi entrare. Aspetta, Giussi. No, è rimasto sul computer dell'ufficio. No, seconda, l'hanno mandato in seconda. Controllo subito. Dico io. Se l'avete la possibilità, perché io non ce l'ho qua. Sì, lo leggo io. Lo leggi tu, va bene. Okay. Con la voce tirata, però scusate. Piano piano. Allora, è una nota scritta a firma del sindaco, inviata presidente della prima commissione per conoscenza, presidente del consiglio comunale, segretario generale. Prima commissione. Eh? Prima commissione. Seconda, la seconda. Hai detto prima. E ho sbagliato. Io per questo ci sono qua, per correggere. Allora, come oggetto è... Non assomiglia a Barbara, per niente. Allora, oggetto, seconda commissione consigliare, 10 marzo 2021. In riferimento agli accadimenti verificatesi nel corso della seduta in oggetto, si prende atto, non senza rammarico, dei toni assunti nel corso dell'incontro che appaiono del tutto inappropriati ai ruoli... Si riferisce al segretario generale, giusto? Non lo so. Leggiamolo. Ai ruoli rivestiti e alla sede istituzionale in cui lo stesso ha avuto svolgimento. Non volendo entrare nel merito dei contenuti in discussione, nel rispetto delle opinioni dichiarate e dell'indubbia buona fede che anima la coscienza dei rispettivi ruoli nella difesa del proprio operato, si ritiene che un clima di serena interlocuzione fra le parti costituisca premessa imprescindibile per il manifestato perseguimento del comune interesse e buon andamento dell'amministrazione comunale. Per quanto sopra, si auspica che futuri incontri possano essere connotati da maggiore distensione nell'ambito di una dialettica costruttiva e consona all'esercizio delle funzioni rivestite. Si invita altresì il signor Presidente Russo, a cui si rivolge apprezzamento per gli interventi mitigatori posti in essere durante la seduta di commissione, a dare lettura della presente nella prima seduta utile ai componenti tutti. Parimenti, copia della presente viene inviata al signor Presidente del Consiglio Comunale e al signor Segretario per doverosa conoscenza. Cordiali saluti, Leo Luca Orlando. Ma non mi pare che sia, insomma, è potabile. Io non sono d'accordo, posso avere di questa seduta? Mandiamola a tutti i colleghi. Certo. Mandiamola a tutti i colleghi, affinché ognuno lo ce l'ha per quello che può essere, per la loro conoscenza dei fatti e di quello che sono le determinazioni. Mi sembra che non sia andato oltre ogni possibile ingerenza, ritengo, cioè, c'è un richiamo, diciamo, alla una tranquillità. Io non sono assolutamente d'accordo. Intanto sono ancora in attesa di una presa di posizione da parte del Presidente della Commissione, del Vicepresidente del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, che non è stata presa in mia difesa. Ritengo assolutamente fuori luogo l'intervento del Sindaco
nella comunità, forse dovrebbe scrivere una nota, allora io chiederò copia della nota che lui ha inviato al segretario generale, perché è inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni con un ruolo non politico si permetta di rivolgersi così a un consigliere comunale che sta svolgendo il suo ruolo e a una donna. Io rimango ancora in attesa, non l'ho vista e a maggior ragione ribadisco l'esigenza di rivedere quel verbale da cui non emerge minimamente la gravità di quello che è successo. Quando abbiamo finito lo sbobinamento e avremo quel verbale Presidente, oggi è il 1° di aprile, sono passati 21 giorni, ovvero 3 settimane. Sono passate 3 settimane, io la posizione presa dal Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente, nonostante sia stata richiesta e promessa, ancora non l'ho ascoltata. Ti sto ribadendo quello che ti ho detto ieri. Mi hai detto che avresti parlato con il presidente di presenza e che avreste preso una posizione. Io non l'ho vista. Sì, no, dobbiamo ancora incontrarci. Non abbiamo avuto la possibilità di incontrarci. Io ritengo gravissima questa nota del sindaco. Sì. Gravissima. No, quella gravissima. Del sindaco non c'entra niente. Gravissima. Non ci azzecca niente con la cosa. Perché il sindaco non si è pronunciato? Sai, ieri era l'anniversario di quel trasloco anomalo. Sul quale io ho chiesto ripetutamente una posizione del sindaco, su quello non ha ritenuto doveroso intervenire e interviene con una nota assolutamente inutile, fuori luogo, invece di scrivere al suo segretario generale, scrive al presidente della commissione, a te sembra normale, ha detto qualcosa su quel trasloco anomalo del 31 marzo del 2020, a me non sembra, mi sembra che sia strumentale il suo intervenire, fuori luogo. E non è accettabile. Io svolgo il mio ruolo nel pieno diritto e anche dovere di quello che devo, sono tenuta a fare. Non credo che il sindaco ti dice che tu non devi svolgere il tuo ruolo. Augura toni diversi, ma perché non scrive al segretario che non si deve permettere di uscirsene come se ne esce? Intimida e manda minacce di querela. Questo ti posso dire, non ne sono a conoscenza se ha scritto o non ha scritto, ti ribadisco. Cosa non ha scritto? Se ha scritto o non ha scritto, non lo so. Se ha scritto al segretario generale o non ha scritto, non lo so. Ho chiesto alla segreteria ieri di sbobbinare e farmi il verbale integrale. Nel momento in cui avrò il verbale integrale, chiamerò l'ufficio di presidenza a riunirsi su questo argomento. Va bene. Altro? Non credo, chiedo scusa, ma io non credo che sia utile all'incontro avere la sbobbinatura. Eri presente? No, è giusto che io mi porti il verbale integrale sbobbinato, ma non è che lo leggiamo e vediamo se ci sono. Sono tanti controsensi questi, tanti controsensi. No, Giulia, sarà che tu lo veda come un controsenso. Io non posso mandare. Scusami, sei il presidente della commissione, sì, non lo eri il 31 marzo. Dell'anno scorso, ma io mi ricordo che hai fatto delle richieste anche tu su quello strano trasloco. Il sindaco ha preso una posizione, me la sono persa io. Ma questo è un altro argomento. Non è un altro argomento. Presidente, è inaccettabile che lui intervenga in questo modo e taccia su questioni gravissime. Allora, sono scomparsi i documenti in quell'occasione, lui è rimasto zitto. Per quella occasione non è scomparso nessun documento. Questo tu non lo puoi sapere perché non è stata fatta nessuna verifica. Lo so, è stata fatta la verifica. Come lo fai a sapere? Io ho chiesto e non mi è stato dato nulla. Perché tu non lo sai, io ho fatto un esposto alla Guardia di Finanza alla stessa giornata, va bene? Per tua conoscenza. Anche io l'ho fatto, Presidente, e non ho avuto nessuna notizia. E va bene. Anzi, ne abbiamo avuto una. In quell'occasione mi hanno detto che non c'era nessun documento, non c'era nessun sequestro, non c'era cosa. Ora si è scoperto, ora a distanza di quasi un anno, si è scoperto che non c'è quello che dicevo io, che non c'era nessun sequestro, non c'era nessuna cosa, non c'era nessun documento, niente. Presidente, ma scusa, abbiamo ricevuto io e te la risposta a una interrogazione che hai fatto tu e una che ho fatto io, comune, in cui si diceva che non si poteva rispondere all'interrogazione perché c'era un sequestro della Guardia di Finanza, o me lo sono sognato? Allora, chi ha risposto, ha detto queste cose, ha detto delle stupidaggini. Ho capito, ma è scritto, ce l'hai anche tu. Stupidaggini. Allora, in quel momento di caccia alle streghe,
Mi ricordo l'atteggiamento che ha assunto la capigruppo in quell'occasione, causa che ancora per questo motivo ci troviamo nelle condizioni di anomalia su sede della commissione, e che comunque abbiamo sanato col tempo, visto che abbiamo deciso di rimanere sia in via Storino, ma comunque per quanto riguarda i lavori del piano regolatore, che sicuramente ci porterà fino alla fine del mandato del Consiglio Comunale, la prossima commissione avrà la sua sede regolare e tranquilla, e non ci sarà questa cosa. Io mi ricordo il clima di caccia alle streghe, però, che portavano tutti a uscire la commissione, dovevo uscire, chissà quale misfatto aveva fatto la commissione. Mi ricordo in quel clima di caccia alle streghe che è costato alla commissione non avere più quella pace e quella serenità. E in quella commissione nessuno si è lamentato del fatto, in quella conferenza di capigruppo nessuno si è lamentato del fatto che eravamo stati violentati come commissione, perché sono stati presi i documenti non solo del presidente ma di tutta la commissione, buttati a terra e portati via i mobili da quella cosa. E ho trovato la nota, protocollo protocollo 609765 del 19 maggio 2020, in relazione all'interrogazione in oggetto. Questa cosa è firmata dal sindaco Orlando e dal capo di gabinetto, dottore Sergio Pollicita. In relazione all'interrogazione dell'oggetto si comunica che è stata rappresentata a questo ufficio l'esistenza di accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine che impongono ai soggetti interessati coinvolti nella vicenda la dovuta riservatezza. Pertanto, non avendo possibilità di acquisire in via amministrativa i chiarimenti richiesti, si comunica di non poter fornire alcun riscontro all'interrogazione delle signorie Loro. Firmata digitalmente da questi due soggetti. Sì, ed era il clima di caccia alle streghe, che le streghe siamo noi della commissione, chiaramente, assieme all'ex presidente. Era un clima di caccia alle streghe nei confronti della commissione, perché c'era stato un sequestro. No, non c'è stato nessun sequestro. Nessun sequestro. Presidente, oggi, a distanza di un anno, è stato risposto dai giudici che non c'era nessun sequestro, che non c'era nessun documento, non c'era nessuna cosa. Va bene. Non va bene, io non sono assolutamente d'accordo. Quello che è successo è stato gravissimo. Il sindaco ha preferito tacere. Ma anche la capigruppo ha preferito. Certo, perché la capigruppo tace pure quando un consigliere comunale viene aggredito verbalmente da un assessore segretario generale. Preferisce tacere, perché non difende mai chi dovrebbe difendere. Bravo, questo è argomento, ti ripeto, che io affronterò con l'ufficio di presidenza non appena ci avrò il verbale. E ribadirò tutto il mio livore nei confronti di come sono andate le cose. Va bene? Perché quel trasloco è stato assurdo. Io non credo assolutamente che non sia scomparso adesso Nulla. Perché le persone serie, quando fanno un trasloco, prima archiviano tutti i documenti, fanno l'elenco dettagliato. In quel caso non c'era niente, c'erano scatoloni buttati lì. Non si fanno così i traslochi. C'erano atti delicati. In quel momento, però, sai com'è? Nessuno poteva dire nulla, perché c'era il clima di caccia alle streghe dettato dalla conferenza dei capigruppo, che diceva che dovevamo lasciare i locali di via Ausonia perché eravamo indegni. No, non era per questo. Questo è stato il trasloco l'hanno fatto su richiesta di Dio, se ti ricordi, che doveva prendersi quelle stanze. Su richiesta di Dio, su richiesta di Dio, su richiesta di chi ha autorizzato di Dio. Perché io so come sono andati i fatti e li rappresenterò. So come sono andati i fatti, perché grazie al presidente che ha detto siccome si devono cambiare i locali della commissione, si cerchi subito, ha dato disposizione per cercare il locale e l'ha detto all'assessore al patrimonio D'Agostino, che ha individuato il locale in via Scannaserpe, ti ricorderai, e successivamente poi, quando quello reclamava di avere la stanza del presidente, che giustamente
è stata smontata e portata nella stanza dove facevamo. Ma giustamente niente, sono giochetti in cui tutti fanno finta di non vedere, di non capire, di non sapere. Non sono giochetti. Sono giochetti. Io ti sto dicendo, piano piano ho scoperto tutto l'arcano, come sono andate le cose. Io non do né colpa a nessuno, do colpa alla conferenza dei capigruppo che ha dato un mandato per lasciare. Che è poi proprio questo il giochetto, non potrai dare la colpa a nessuno, è proprio questo il giochetto. Va bene, ma quella giornata tu eri presente, tu devi ricordarti. Capigruppo, quasi tutti, c'eravamo. No, la capigruppo sì, è stato il 3 di marzo. Ribadita il 9, me lo ricordo. Che cosa si era deciso? Si era deciso. E ancora io non dovevo arrivare, che la commissione doveva uscire fuori. Che lei non ci poteva stare per motivi di opportunità. Te lo devi ricordare però questo. Certo che me lo ricordo, Presidente. L'ho smontato punto per punto, ma non ho vinto la questione. L'ho smontato punto per punto, ho detto devono uscire tutte le commissioni. Delle proprie cose dobbiamo andare tutti in un posto, se ti ricordi, alla caserma Falletta. Io ho fatto passare questo principio perché pensavo che c'era un torto fatto nei confronti della commissione per come era stata trattata, ma come era stata trattata dalla conferenza dei capigruppo, che cercava nella commissione, cioè in noi che siamo persone per bene, cercava come buttare nel fango. Noi usciamo di lì perché se usciamo di lì noi siamo colpevoli di sa che cosa. E io questo non ci sono stato fino ad oggi, non ci sono stato e non ci sarò manco dopo, stai tranquillo. E allora se è così, incoerenza, non... All'occasione che io avrò sbobbinato questa cosa, cioè gli uffici avranno sbobbinato questa cosa, ho questo verbale, chiederò in presenza la riunione, chiederò in presenza prima con l'ufficio di presidenza e chiarirò questo, quello che mi scrive il sindaco, è quello che è stato il verbale integrale per come sono andato. Presidente, questa storia del verbale integrale è uscita ieri, erano già passati ieri 20 giorni. In 20 giorni? Sì, ma tu mi devi consentire. Non è possibile perché questi giochi. Io non sono d'accordo neanche su quello che dici. Io me la ricordo bene quella seduta della capigruppo. Mi ricordo bene. Me la devi ricordare. Me la ricordo benissimo. Ho pure i verbali di quella seduta. Presidente, mi ricordo benissimo anche della seduta che noi prima di quella commissione, il 3 marzo, di quella capigruppo, abbiamo fatto lì al Polo Tecnico, dove, se lo ricorderà anche Fausto, abbiamo guardato i verbali con l'allora segretario che era Aldo Firicano, i verbali che non erano stati approvati e che non erano stati pubblicati sul tema dei programmi costruttivi. Ce n'erano 3 o 4, i quali sono scomparsi durante quel trasloco. Quel trasloco è stato studiato ad hoc, perché come tu dici bene, ad oggi non è possibile trovare i responsabili perché ognuno rimanda a qualcun altro, per cui alla fine non esiste un colpevole. Geniale, ma quello che è successo è gravissimo, perché c'erano 258 verbali che non erano stati pubblicati e che poi improvvisamente sono spuntati, non si capisce da dove, non si capisce da come. C'erano atti delicati, tipo il regolamento edilizio, sul quale era stata chiesta riservatezza. Io non l'ho mai visto. Era stato consegnato al signor Locascio Giovanni. Perfetto. Ed era nella stanza... È stato consegnato in maniera riservata. Perfetto. Non era a disposizione della commissione, perché era riservato. Perfetto, quando era lì. Quando qualcuno... ha pensato di volermelo dare successivamente, il signor Catania, gli ho detto mi dispiace, non ne voglio col documento riservato. Io sono d'accordo con te, hai fatto la cosa giusta, ma quel documento era nelle stanze che sono state non era lì. Tu come fai a sapere che non era lì, Presidente? Non lo puoi sapere. Non era lì perché è un documento riservato, documenti riservati non stanno in commissione. Ma se lui teneva tutte, che ne sai? Dillo, ve lo teneva lui, Presidente, mi dispiace. Queste non sono rassicurazioni riservato. Accettabili, mi dispiace. Un documento riservato è a tua disposizione, perché è riservato.
Presidente, non è sufficiente questo. Lui è tenuto, può tenerlo dove vuole il documento. Io non ho elementi sufficienti. Che cosa ne so io? Appunto, non lo sai. Non abbiamo elementi sufficienti per escludere che quel documento fosse nella stanza del presidente nel momento in cui si è fatto un trasloco, dove senza nessuna catalogazione è stato messo tutto nelle scatole. Io non voglio essere presa in giro. Poi si può decidere che non vi interessa a tutti voi, a me, però... di essere preso in giro, non mi va. In quell'occasione, potenzialmente... Tutto quello che è successo, va bene, è successo immediatamente dopo a quella riunione di Capigruppo. Presidente, cosa cambia? Fatto sta che io dico... Ci dobbiamo assumere delle responsabilità. Perfetto, io ribadisco quello che ha detto. Lo chiamerò proprio in funzione di quella riunione. Gli dirò, tu hai dato disposizioni successive a quella riunione, alla quale io ho partecipato con leggero ritardo, ma già avevate deciso che si doveva uscire dalla dentro. Presidente, ma questo cosa cambia? No, è cambiato tutto, che da no, quel giorno ha dato... Non cambia niente, perché rimane... In quel momento il Presidente ha avuto il via libera per fare... ma rimane il fatto che il centro di tutta questa discussione, che in quell'occasione non lo dice Giulia Argiroffi, lo dice la Guardia di Finanza, io non me lo ricordo, la Procura della Repubblica, anzi... citato tra virgolette la Procura della Repubblica, citato tra virgolette, ora ve lo cerco, se non vi fidate ve lo faccio vedere, e io ti che posso questa garantire, è stata l'occasione, ti posso garantire che è un falso, ti posso l'ha detto la Procura della Repubblica. Ma scusami Presidente, allora io lo dico pure, lo faccio mio, ma se non sai neanche di cosa sto parlando posso finire? La Repubblica ha scritto un falso. Aspetto che mi dai il permesso di parlare e parlo, fino ad allora sto zitto. Io non parlo più, parla tu. Quello che è successo in quell'occasione è potenzialmente fare sparire documenti delicati. Poi né io né tu. Perché l'hai autorizzato tu con i capigruppo? Né io né tu siamo in grado di stabilire. Vabbè, allora appena finisci. Questa porcheria l'avete autorizzato nella conferenza di capigruppo. Ti sbagli, io non sono assolutamente partecipe di questo schifo, assolutamente no. Quello che è successo in quell'occasione, si è data la possibilità senza un responsabile di fare sparire potenzialmente documenti delicati, e né io né tu né nessun altro, e questo è il gioco geniale, è in grado di sapere che cosa si poteva fare sparire in quell'occasione. Nessuno. Io posso dire che c'erano il 3 marzo dei verbali che non erano stati pubblicati, su cui il sindaco Orlando non ha avuto, e questo ci tengo che venga messo a verbale. Orlando oggi scrive una nota, non è sparito niente. Orlando ha scritto oggi una nota, ma da 366 giorni tace sulla possibilità che documenti delicati siano scomparsi in occasione di un trasloco. Non è scomparso, il documento è scomparso. Sai quali documenti è scomparso? Ho detto potenzialmente, io so perché l'avevamo... Presidente, ma stai scherzando? Io so perché l'abbiamo visto il 3 marzo e c'era Fausto che ha aperto con me alcuni verbali che non erano stati pubblicati, che erano soltanto in cartaceo, che di questi non ce n'è più traccia. Non ce n'è traccia. No, io di quelli diciamo che noi abbiamo sulle questioni dei piani costruttivi... Io diciamo di alcuni ho anche estratto copia, poi posso verificare di quali. Diciamo io so che sono stati pubblicati, poi posso verificare. Sì, è pubblicato, diciamo, ma tu te lo ricordi cosa, che c'era il cartaceo? Avendo seguito bene questo scambio in cui non mi interessa intervenire in maniera particolare, diciamo l'unica cosa che dico è che la nota del sindaco mi sembra la nota di un sindaco. E perché non parla delle altre cose il sindaco? Io non sono d'accordo, la trovo gravissima. Secondo luogo, e trovo gravissimo che nessuno di voi senta l'esigenza di intervenire. Il sindaco che ti dice di no, vabbè, ma diciamo è la nota di un sindaco che dà, che ti dice di comportarsi. Un sindaco che tace su cose gravissime. Diciamo 366 giorni di silenzio. Dopo Giulia, io vorrei soltanto dire una cosa rispetto alla vicenda della commissione. Io voglio dire, come ho già fatto notare all'epoca, che i locali della commissione non solo in teoria, nemmeno precedentemente ai noti fatti, dovevano contenere documentazione riservata, ma lo dovevano fare in pratica per la banale riflessione che i locali della commissione non erano presidiati, non erano riservati, non c'erano telecamere, non c'era nulla che garantisse la riservatezza di ciò che internamente si poneva. Capisco la collega che successivamente ai noti fatti matura una maggiore urgenza nel determinare, però voglio dire, se c'era un problema di sicurezza della documentazione presente, il problema di sicurezza era già precedente
ai noti fatti, perché quei locali chiunque poteva entrare, salire, esatto, guardare le cose e andarsene. Quindi quei locali non erano sicuri. Chi ha messo della documentazione eventualmente riservata lì ha sbagliato a farlo. All'ultimo dico anche che in quest'anno intercorso, al netto di un virgolettato che io ricordo non era sulla Repubblica, era sul Giornale di Sicilia attribuito alla Procura, ma anche a fronte degli esposti che sono stati fatti da membri di questa commissione, queste affermazioni non hanno trovato seguito nemmeno nell'attività della Procura. Questo ovviamente non toglie che i locali di una commissione come la nostra dovevano certamente essere, diciamo, anche, diciamo, mantenuti in una maniera di maggiore ordine, sicurezza. Non so se ricordate, ma diciamo come venivano condotti, non c'era nessun tipo di verifica. Ho da fare una denuncia molto grave in questo momento. Mi sono ricordata di una cosa quando la parola la no fatto. Prego Giulia, io solo questo volevo dire. Chi deve intervenire? Posso? Io ho fatto una richiesta di accesso agli atti nel 2018, ora mi scuserete, stavo cercando, ma posso darvi tutte le 21 date in cui ho denunciato, sollecitato, richiesto ancora un documento in particolare, cioè gli studi geologici obbligatori per legge come parte integrante del progetto definitivo per l'anello ferroviario. 21 volte li ho chiesti, denunciando al segretario generale più volte la mancata risposta. L'ho fatto in aula, sono stata derisa dall'assessore Catania, il quale in ultimo, dopo 21 volte, a novembre dell'anno scorso, vi dico il numero di protocollo, ha messo per iscritto che i documenti, Giulia, purtroppo, scusatemi, non poteva fornirmeli perché erano nelle aule, nelle stanze che erano state della seconda commissione e che erano sequestrate dalla procura, e non mi ha fornito la risposta dopo 21 richieste con questa motivazione. Questa è una denuncia gravissima che io faccio e vi spiego perché è gravissima, perché io sospetto che questi documenti non esistano, nonostante sia un obbligo di legge che siano Ti sei fatta prendere in giro, perché se i documenti non ci sono mai stati là. No, presidente, scusami, non sono io che mi faccio prendere in giro. Lui ha messo per iscritto, io lo sto denunciando formalmente e chiedo alla seconda commissione di fare proprio la denuncia, perché questo comporta il 36% in più dell'importo dei lavori dell'anello ferroviario, nonché 1800 giorni di ritardo, tutti imputabili alla mancanza di quel documento che l'assessore Catania non mi ha fornito, non perché non esiste, ma adducendo una motivazione falsa. Ha dichiarato il falso e questa cosa è gravissima. Gravissima. Ora vi dico il numero di protocollo, datemi il tempo di trovare. Sì, ma in ogni caso, se mi consenti, in ogni caso, puoi chiedere, oggi c'è la seduta del Consiglio Comunale, e chiedi che in aula venga l'assessore Catania con questo documento in cui noi possiamo dire quello che stai dicendo è un falso, quello che è scritto è un falso. Perché se le hai mandato la risposta in commissione, significa che tu ce l'hai a disposizione, perché non è che me l'hai mandata e perché me l'hai scritto nella seconda commissione, no, l'hai scritto nel tuo ufficio e me l'hai mandata per email. Se fosse così, però ti posso dire che Fausto Melluso ha fatto un'analisi bella pulita. Non è che i locali della commissione oggi, quella nostra, sono, se i locali sono chiusi, sigillati e cosa va, gli uffici, come in questa, come in qualunque commissione, devono restare aperti per fare pulizie e quant'altro. Quindi noi non abbiamo dei documenti ufficiali che dobbiamo tenere in cassaforte o qualche. I documenti sono copie, fotocopie di un atto deliberativo. Ci viene mandato un atto deliberativo dalla Presidenza, e perché esistono un originale dalla Presidenza. Quindi quello che abbiamo noi, altro che, non è che una copia, va bene? Se l'assessore Catania ti ha scritto questo, devi dire all'assessore Catania, assessore Catania, io faccio bene, prendo per buono quello che lei dice, ma lei non mi sta rispondendo, lei sta aggirando l'ostacolo, perché se lei mi ha mandato una risposta in commissione e si trova lì e qualcuno l'ha fatta sparire,
Non la risposta, Presidente, il progetto definitivo. Il progetto definitivo di che? Dell'anello ferroviario. Scusami, ma tu ti fai convincere veramente da Catania? Ma io mi faccio convincere da che? Può essere mai, Presidente? Io sono convinta che non esiste. Il progetto definitivo l'abbiamo in commissione. Ma può essere mai che io mi faccio convincere? Ma tu mi dai completamente per idiota. Può essere mai che mi faccio convincere? Io sono convinta che non esista. Io non ti voglio dare per idiota, perché so che sei una persona intelligente. Dico, è per questo motivo che mi attrappo. E dico, ma tu veramente dici che questo signore può dire queste cose? Perché sta nella risposta si condanna lui stesso. Perché se lui asserisce che mi ha mandato in commissione, lui c'ha una copia. Non li ha mandati, erano conservati nelle stanze, gli uffici conservati. Se la va a prendere l'acqua il paese, l'assessore Catania. Ora denuncio in aula, è gravissimo tutto questo, gravissimo. Sto cercando il protocollo. L'assessore Catania non può dire queste cose. L'assessore Catania. Non è che l'ha detto, l'ha scritto e l'ha firmato e l'ha protocollato. Va bene, ma l'ha scritto, l'ha firmato, l'ha protocollato. Ora in aula solleva questa cosa, chiediamo che venga l'assessore Catania e vediamo dov'è il progetto, che noi dovremmo avere il progetto definitivo in commissione. Ma per quale progetto definitivo abbiamo di qualunque altra cosa? Lui sostiene che sono delle stanze adiacenti ed è tutto sotto sequestro. Questo sostiene, sto cercando il protocollo. Ma non è possibile, ma veramente siamo in un momento di confusione generale. Non esiste che una commissione non ha atti ufficiali. Non ha atti ufficiali, ha delle copie. Presidente, mi sono espressa male. Lui non dice che l'ho andata alla commissione, che era nelle stanze adiacenti e quindi siccome è tutto sequestrato, lui purtroppo dopo 21 volte e 2 anni e mezzo non può rispondere alla domanda, purtroppo. 21 volte, cioè non so se registrate, è stato questo uno. Scusami, Presidente, scusami. È stato uno degli argomenti di quella seduta. Scusami, stanno facendo un progetto. C'è un progetto, esiste un progetto originale. Esiste, sì. No. Lui ce l'ha nel suo assessorato, ce l'ha la copia di questo progetto. No, dice di no. Sì, lo deve avere. E invece non ce l'ha. Lui, e ti dico di più, Presidente, se ti ricordi. È stato richiesto anni fa. Alla commissione, non di questa consigliatura, alla consigliatura precedente, abbiano consegnato un documento, va bene, stai tranquillo che gli hanno consegnato un documento fotocopiato. Non abbiamo atto ufficiale, come ve lo devo dire, non abbiamo atti ufficiali. Ma io sto parlando di un'altra cosa, non riesco a farmi capire, non ci riesco. Tra l'altro, non so se vi ricordate, che subito dopo quella pagliacciata della seduta dedicata alla mia non candidabilità, alla mia incompatibilità, quella pagliacciata, si è fatta una seduta, centinaia di richieste di accesso agli atti e interrogazioni che non avevano avuto risposta. Siccome erano troppe, mi è stato chiesto di selezionarne 5. Ne ho selezionate 5, tra cui questa. Ovviamente neanche in quell'occasione ho avuto risposta, se non dopo un mese, perché cosa faceva l'assessore Catania, che forse non ha idea di che cosa sia un progetto definitivo, oppure lo sa e prende in giro, invece di darmi lo studio geologico del progetto definitivo, mi mandava il link di quello esecutivo, dicendomi è disponibile lì. Mentre io chiedo quello precedente, quello che ha comportato quel giochetto che succede sempre, che sta succedendo anche sul tram, ovvero fare un progetto carente, volutamente, in modo che poi è necessario fare delle varianti puntuali in corso d'opera che comportano due cose: lievitazione dei costi, e nel caso dell'anello ferroviario siamo a più 36%, e lievitazione dei tempi, e nel caso dell'anello ferroviario siamo a 1090 giorni in più di quelli previsti, che tradotti in anni sono più di 3 anni, ma dettagli. Comunque, stessa cosa vale per il collettore Fognari, stessa cosa vale per il tram. E lui mi ha risposto che il progetto definitivo purtroppo non me lo può dare, perché la carpetta era nelle stanze del secondo piano, adiacenti alla commissione, tutto sequestrato. Lui lo mette per iscritto. E io qua sto dicendo in seduta pubblica che questa amministrazione è colpevole di un falso in atto pubblico, perché se tu mi dici che non c'è nessun sequestro, automaticamente significa che c'è un falso in atto pubblico. Va prima, secondo, omissione di documenti, che è un altro reato. Terzo,
un danno erariale veramente consistente. Sono tre reati gravissimi che io sto denunciando ora e che pretendo vengano arrestati. Ora io ti chiedo cortesemente, fra poco siamo in aula, chiedi la parola per comunicazione e chiedi, fai questa richiesta. Immediatamente dopo chiederò la parola io per confermare che una richiesta anche sottoscritta da me, voglio l'assessore Catania, e tu dovrai porre queste domande, l'assessore Catania dovrà dire le stupidaggini che ti ha messo nero su bianco. Io sono convinto che non lo dirà. Non lo dirà, perché gli dimostrerò all'assessore Catania che noi non abbiamo nessun documento ufficiale, né progetti, né niente! Abbiamo delle semplici fotografie. Ma lui non dice che sono nelle stanze della commissione, dice che sono al secondo piano. È diverso, presidente, è diverso. Ma quale sono? Quale secondo piano? Ma che lo dice a me? Mi prende in giro, e tu vuoi sapere da me come mi prende in giro quello? E prende in giro la città intera. Fa dichiarazioni di falso in atto pubblico. E ma tu sul vuoi secondo piano me? Che cosa è? In quale ma che ne so io? Che non ne conosco niente di quel luogo. Che cos'è? È un'altra cosa sequestrata che c'è in questo palazzo? Io non lo so se c'è un'altra stanza sequestrata, me lo dovrà dimostrare lui, me lo dovrà dire lui. È comunque un progetto inoriginale, ce l'ha la ditta appaltatrice, ce l'ha chi l'ha redatto. RFI, certo, 21 volte 3 anni e mezzo non sono più sufficienti. Perché ci prendiamo in giro? Lui non ce l'ha, lui l'ufficio, l'assessorato non ce l'ha il documento ufficiale. L'assessore ce l'ha il documento ufficiale. Presidente, ma non so se è chiara le conseguenze gravissime di questo. Significa 36% in più di lievitazione di costi quando la legge impone che dopo il quinto si deve andare di nuovo a gara. Cioè la Tecnis doveva avere concluso il contratto per colpa dell'amministrazione. Tutto verrà fuori dal dibattito, Gioia. Scusami, consentimi. Verrà fuori dal dibattito che faremo in aula. Ascolta, fermati qua. Non andare oltre. Facciamo il dibattito in aula. Chiedi ora all'apertura questo, io lo ribadirò, va bene? E su questo non transigo che si riapra questo ragionamento, anche perché voglio capire se ci sono altre stanze vicine alle commissioni, cosa varia a secondo piano, che cosa vuole dire? Un assessore che lui ha avuto un sequestro per la Tecnis, non lo so che cosa vuole dire. A me non mi risulta questa cosa, forse perché sono ignorante in materia, perché non seguo tutti i sequestri che vengono fatti all'amministrazione del Consiglio Comunale, ma ritengo che per me tutto questo sia una stupidità. Ora, cortesemente, quando apriamo i lavori del Consiglio Comunale, chiedi che venga discusso questo argomento, che sia fissata sin da subito un incontro per la prossima settimana in Consiglio Comunale, dove viene sviscerato tutto questo argomento. E vediamo chi c'è, se ci sono documenti sequestrati, se lui non ce l'ha, se non ce l'ha deve fare la denuncia di smarrimento. E chiaro, ci sarà una denuncia di smarrimento, e comunque una copia originale esiste, perché ce la deve avere, la deve avere. Noi in commissione non l'abbiamo, io per quanto mi è di mia conoscenza non l'abbiamo mai avuto. Anche perché per me, se fa riferimento a questa cosa, significa che forse era nella precedente commissione. Nella precedente commissione. Giulio Tantillo non c'era, ma che lui c'era in quella commissione, e non possiamo chiedere lumi su questa cosa. Quindi lo chiederemo al Consiglio Comunale, e chiederemo fra poco la richiesta di portare in aula l'assessore con questi chiarimenti. Dopodiché, uno di questi giorni bisogna andare agli enti locali
perché secondo me c'è qualche cosa che non funziona, al di là degli esposti che tu fai. Qua interviene la legge va rispettata. Purtroppo se noi sbagliamo in qualche cosa... Non a Palermo, dove ci si può permettere di fare dichiarazioni false. Qualcuno può fare delle dichiarazioni false. Io ho sempre fiducia alla giustizia. Ho sempre avuto fiducia. Io invece non ne ho più. Fede in Dio e fiducia alla giustizia. E la giustizia ha i piedi di piombo. Se esistesse l'intervento divino ed esistesse la giustizia terrena, non saremmo infognati dove siamo infognati. È la dimostrazione tangente che non esiste né l'uno né l'altro. Riccardo San Lorenzo ti saluta. Salutamelo. Ricambia i saluti. A proposito della mia blasfemia. Buongiorno. Presidente, soltanto per dire che ieri abbiamo fatto l'appello in Consiglio Comunale dopo 2 minuti e non abbiamo raggiunto il numero. Oggi faremmo danno se non lo raggiungessimo, quindi senza volere mortificare la discussione. Io sono presente e stai tranquillo che il mio numero non mancherà. Il guaio è che non potete convincermi a me che manca il numero legale con questo sistema. Con questo sistema, caro Fausto, non può mancare il numero legale, tranne che non c'è qualche altra cosa sotto che doveva saltare la seduta. Esatto, esattamente. Presidente, io diciamo non ho alcun altro piano se non tentare di dare dignità al mio mestiere, essendo presente al mio posto e con la telecamera accesa, esattamente come ero ieri. Con questo sistema non puoi essere... E tra l'altro tu è vero che sei presente in aula, ma siccome non puoi essere ubiquo, a proposito di giustizia terrena e giustizia non terrena, fino a che non si chiude questa seduta tu non puoi essere presente a un'altra seduta ufficiale. Io... Ok, scusami, ti posso dire una cosa? Io sono del parere che col sistema a distanza, se mentre quello in presenza poteva capitare per traffico, per poi oppure per scelta politica. Io voglio capire se è stata una scelta politica quella di ieri, perché non c'è più una maggioranza, va bene, oppure è stata una sottile. No, Presidente, dico, per quel che mi attiene, io sono abituato a dire quando esco dall'aula perché esco dall'aula, quando non entro perché non entro. Ieri ero correttamente in aula e per quanto attiene a me, diciamo, certamente non c'erano dei piani per far saltare il numero legale. Detto questo, volevo soltanto sottolineare che era nel 54, non era un intervento polemico. Comunque ti posso dire una cosa. Io ci sono rimasto male che tutto accade con disinvoltura. La seduta è mancata il numero legale. Allora, se ieri eravamo in presenza, ieri parlo un anno fa, eravamo in presenza e mancava il numero legale, lo posso capire perché ci possono essere 100.000 problemi, ma se state a casa vi dovete collegare. Presidente, ma nel senso, tu stai parlando con me, non stai parlando con le persone assenti, no, sono assenti sia a casa che le cose. Io ero presente, ma a chi io parlo a te come maggioranza, mio caro. Io parlo a te come maggioranza, non te ne fare un fatto personale. No, ma voglia, Presidente, è come se però io adesso mi rivolgo a te come parte politica rispetto alla crisi politica regionale. Cioè, tentiamo di fare una discussione. No, perché che problema ci sono? Perché problema ci sono? Era un imbecille che si è convinto che voleva fare il masianello della situazione, che scriveva e non scriveva. E il Signore gli ha dato la giusta risposta, perché non si scherza con la vita degli altri. È giusto il fatto che si è dimesso, è giusto è stato che hanno accettato le dimissioni. Vabbè, Presidente, saremo a vedere cosa succede ora. Io mi stupisco che ancora oggi sul Sicilia hanno dati sui quartieri di Palermo che noi non abbiamo, e mi stupisco pure, dovremmo trovare il modo di dare uno sbocco. Il sistema sapete qual è? È che c'è gente che non fa niente dalla mattina alla sera, un travaglia nodo, chiaro? Nessuno, non lavora nessuno. Con questo sistema di stare a casa non lavora nessuno, siamo rovinati.
e ancora continuate. Io leggevo oggi che i bambini delle scuole stanno soffrendo per ritornare a lavorare, ma non vedo nessuno che vuole tornare a lavorare. E non vedo nessuno del Consiglio Comunale che dice ritorniamo in presenza. Sono d'accordo con te, Presidente. Ma come si fa? Non ce la faccio più. Giulia, non puoi essere d'accordo. No, quando uscite i bambini... No, sono d'accordo. Ah, vabbè, ma certo che la DAD sta avendo un effetto drammatico. E sui consiglieri comunali... Ma poi perché non posso essere d'accordo? Fausto, il mio problema è che io, se finché è un sistema che non funziona, io non ho materialmente come fare con mio figlio, altrimenti sarei... Voglio venire incontro alle tue esigenze, anche io sarei in aula. Che ha una prole. Ok, è un sistema che non funziona, sarei in aula, ok? Ma non ho come fare materialmente, me lo posso portare in aula? No, prima lo facevo, Presidente, sei testimone. Prima, il pomeriggio, io venivo in aula con mio figlio. Certamente non lo posso fare ora, e quindi non vengo. Se le condizioni possono essere diverse, cioè si riapre l'aula e io posso avere qualcuno a cui lasciare mio figlio, vengo, altrimenti non posso. Ma non ha senso, questo mondo non ha senso, non fa niente nessuno, ma nessuno. Ma io posso dire una cosa, all'assemblea regionale c'è stato un caso di coronavirus, pensate che si chiuda, pensate che devono fare la finanziaria, il bilancio della regione e si stanno a casa con i computer, non si può fare. E noi l'abbiamo fatto il bilancio, però. Noi l'abbiamo fatto. Quello che io impazzisco è che noi l'abbiamo fatto a distanza. Anzi, poi l'avete approvato, perché io sono pure andato. Era così scandalosa la cosa che io ho dovuto abbandonare il lavoro. Perché non si può lavorare in questo modo. Vedetemi, eppure continuiamo. Quello, beh, siamo dei coccio. Io se leggevo, guarda, questa cosa dei bambini mi ha colpito, dice, i bambini stanno soffrendo. Ma non c'è un consigliere comunale che soffre. Uno, due, dieci consiglieri comunali dice basta, ritorniamo a lavorare. Ma insomma, quello sì, posso capire anche lo sfogo del presidente Micciché, lo posso pure capire. Ma scusate, ma sono lì, sono in aula e ora ritorneranno in aula e l'approveranno. Eppure c'è stato un caso di coronavirus all'interno della struttura, è come se avessimo qua facendo corna qualcuno che si prende il coronavirus e che lo va girando fra tutti i consiglieri comunali. Ma non ci siamo, noi non rischiamo manco questo, perché non è possibile. Cioè, spiegatemi come si fa a lavorare un bilancio di previsione, un regolamento, una cosa a distanza, spiegatemelo, io ancora non riesco a capirlo, come avete accettato questo tipo di esito dei lavori. Non si può lavorare a distanza. Io lo escludo, che abbiamo fatto atti belli, perfetti, non escludo, a partire dall'assegnazione dello stadio, a partire da tutta l'altra cosa. Tutto sbagliato a distanza. Abbiamo fatto contratti di servizio e cosa, picciotto a distanza. Ma vi rendete conto che delle castronerie che abbiamo scritto in queste cose a distanza? Cioè, non c'è stata data la possibilità all'ultimo momento di presentare un emendamento o un subemendamento, perché mancava il ragioniere, che poi il tecnico e gli uffici non potevano darlo. Allora vediamo, facciamo un ordine del giorno, una raccomandazione, gli uffici dovranno rivedere questa. Ma questa è follia, non è essere persone normali, sagge, che devono amministrare la cosa pubblica. È follia. Il Parlamento è la stessa cosa, si riuniscono tranquillamente, ma di che cosa parla? E poi vi posso dire, abbiamo fatto pure la pupiata di essere tutti in aula per la sfiducia al sindaco. Grazie. E poi siamo stati tutti in aula per fare il sorteggio dei revisori dei conti. Ma di che cosa parliamo, picciotti? Ma di che cosa parliamo? Cioè, questi sono stati gli atti per cui si è venuto in consiglio comunale. Un atto per rafforzare il sindaco con la mozione di sfiducia, perché si è rafforzata, l'ho detto nel mio intervento. E siamo stati tutti presenti.
E quando c'era da votare il bilancio di previsione non c'era nessuno, ero io solo presente in aula, e a quel punto il giorno 31 io ho deciso di andarmene, giorno 30, non mi ricordo quando è stato, me ne sono andato, perché ho detto questo non è modo di lavorare. Eppure continuiamo sempre su questa. Presidente, mi dai la possibilità di fare vedere la risposta di Catania? Sì, certo. Ti ringrazio. E c'è la arrivata dopo, correggo, non sono 21, sono 23 i solleciti, in cui si lamenta anche della grammatica, perché dice che Catania si scrive maiuscolo. Ah. Ma è il T9 che sbaglia, può succedere, no? Succede, sì. È facile. Allora, in merito al quesito numero 1, si rappresenta che il progetto definitivo cartaceo, come già comunicato con le soprandette note in cui parlava dell'esecutivo, ma lasciamo stare, era consultabile presso l'archivio del nostro ufficio al Polo Tecnico, edificio B, via Ausonia 69. L'archivio, trovandosi in una stanza all'interno del corridoio della seconda commissione consulare, che è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, purtroppo è chiuso. Si trasmette pertanto la documentazione del progetto definitivo contenente gli studi geologici dello stesso fornita dal PM, ok, firmato digitalmente da... Dove dice qua? Si trovava al... Presso l'archivio... No, ma scusa, mi giura, per capire, perché io vedo la firma comunque di un dirigente, non di Giusto. Sì, ok, la nota l'ha inviata a Catania, va bene, posso anche ricordare male, ora ti faccio vedere che se vuoi ti proietto no, anche l'email. No, ma figurati, per dire che stai proiettando un'altra consentimi, cosa. Consentimi, soltanto per dove questo. Lo vedo che è il secondo piano? C'è scritto, qua, questo guarda. C'è scritto. Qua. Ufficio B, l'archivio, trovandosi in una stanza all'interno dei corridoi della seconda commissione consiliare, il palazzo, che è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, e non c'è il secondo piano, hai visto? Ma se è meno, vedi, ora il fatto che tu me l'hai fatto. Va bene, mi dice... Vabbè, comunque è una nota diversa da quella di cui abbiamo parlato per un'ora. Ma quando mai? Non dice secondo piano, ma dice all'interno dei corridoi della seconda commissione. No, Giulia, ti sto dicendo che da mezz'ora stai facendo riferimento a una nota firmata dall'assessore Catania. Ora dici cerco anche le altre. Mezz'ora sto facendo riferimento. Lo senti la gravità di tutto questo? Mi fate come sempre tento di trovare, diciamo, la ragionevolezza dietro le tue parole. Hai detto di una nota di Catania, ne hai proiettata una di Ania. Aspetto quella di Catania. Posso parlare? Perfetto, aspetta. Alla luce di quello che io vedo in questa nota, perché mi avete depistato col secondo piano da un'ora, ora ho capito dove che si trova questo coso. Si trova nel lato, la porta entrando a sinistra, quella che c'è. Eravamo in commissione, ti ricordi? Vi ricordate? C'era una porta chiusa, quello è l'archivio. Ed è sequestrato? Non è sequestrato, non è sequestrato, quello è l'archivio. Era la scusa, la lagnosia di andare nell'archivio e andarla a prendere, perché le chiavi della commissione l'avevamo noi come commissione. Una copia, e una copia l'aveva il dottor Nicola Di Bartolomeo, perché in qualunque momento, come hanno fatto accesso successivamente in tante altre occasioni, come l'ultima, e c'era a disposizione la chiave. Quindi, se si voleva dare risposta, ed è quello che io dirò all'assessore o a chiunque abbia messo una firma a quel documento, gli dirò: lei è bugiardo, bugiardo, perché era disponibile, perché è sempre lì l'archivio. Anzi, ti devo dire che in occasione che ci siamo andati, quando siamo andati in commissione per dire noi non li vogliamo più questi locali e ce ne stiamo andando, gli abbiamo detto, qualche assessore ha detto: ma che c'è in questa cosa? Qualcuno gli ha detto: qua c'è l'archivio. Abbiamo le chiavi? Sì, ora le vado a prendere. C'era il commesso, quello che era seduto sempre in quella scrivania nell'angolo là sotto, l'ho aperto e hanno guardato, questo è l'archivio, poi l'hanno richiuso. Va bene, c'ero io, c'era l'assessore di Dio, c'era la Maria Prestigiacomo, c'era la Anna Caronia, che mi potrà confermare soltanto che è quello che è avvenuto. Va bene. Quindi chi ti ha detto queste cose? Ha detto locale, sequestrate, questa qua
ha detto un falso, come io ho ribadito di più volte, non te lo può dire questo. A posto. Quindi nell'archivio lì, ed è possibile, c'è l'originale. Si rompono le gambe, vanno lì, aprono, si fanno aprire dall'omino e quindi si ripiglia la stessa cosa. Quindi io, siccome sta cominciando il consiglio comunale, vi prego cortesemente di dare lettura del verbale, così in maniera da poter chiudere la giornata lavorativa di oggi. Ok, lo stesso solco. Do lettura. Tanti gli errori evidenti. Prego, prego, dai lettura, sì, per favore. In maniera seduta, sintetica, per favore. Seduta 63 del 1 aprile 2021. Il consigliere Tantillo alle 9.03 in prima sessione in modalità telematica. Constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta al secondo appello. Alle 10.08 il presidente Russo, alla presenza dei consiglieri Argiroffi, Gentile e Melluso, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La registrazione della seduta e costituisce parte integrante del verbale sarà visionabile sul link del comune. Per il contenuto integrale della seduta e in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni dei signori consiglieri o di eventuali intervenuti, il presente verbale in assoluta conformità prescritto dal vigente regolamento di consiglio rinvia la video registrazione e la seduta odierna, argomenti da trattare, comunicazioni del presidente, approvazione del verbale odierno, un minuto che mi è saltato, approvazione del verbale odierno, varie ed eventuali. Il presidente comunica ai consiglieri presenti che il giorno 8 prossimo 21 si terrà una riunione per la trattazione dell'articolo 31 e 33 alla presenza degli uffici. Il giorno 9 si effettuerà il sopralluogo al Ponte Oreto. Per quanto ottiene il parere al piano particolareggiato Michelangelo, verrà espresso mercoledì 7 prossimo 21. Viene data lettura della nota inviata dal sindaco in merito alla seduta del 10 marzo ultimo scorso. La consigliera Argiroffi ritiene fuori luogo e gravissima tale nota scritta dal sindaco e attende ancora una presa di posizione da parte del presidente della commissione, del presidente del consiglio, e il presidente reitera alla segreteria la richiesta della trascrizione integrale della seduta del 10 marzo ultimo scorso. La consigliera Argiroffi lamenta inoltre che non è stato scritto nulla in merito al trasloco avvenuto nella sede della commissione senza preavviso. Il presidente ricorda quanto discusso in sede di conferenza dei capigruppo sulle opportune sulle sedi delle commissioni. La consigliera Argiroffi ricorda che non è stata data risposta ad un'interrogazione da lettura di una nota con cui veniva data l'indisponibilità a rispondere all'interrogazione, motivando tale impossibilità dovuta al sequestro dei documenti. Era una richiesta di accesso agli atti, ma non importa. Tu hai detto accesso agli atti? Sì, no, sì. Interrogazione prima, poi accesso. Perché? Sì, perché era dentro un'interrogazione. Vabbè, non cambia niente, non importa. E quindi tale è dovuta al sequestro dei documenti inerenti la seconda commissione. Prosegue sottolineando che taluni verbali inerenti argomenti delicati sono scomparsi durante quel trasloco fatto abusivamente. Lamenta che il sindaco non si è permesso di scrivere nulla sulla scomparsa di tali documenti delicati. La consigliera Argiroffi riferisce inoltre di aver fatto 21 volte richieste, 21, 23 poi hai detto, vero Giulia? 23 volte richiesta di accesso agli atti per sollecitare un documento
sugli studi geologici per l'anello ferroviario che a tutt'oggi non ha ricevuto risposta, perché ha detto dell'assessore Catania i documenti che servono sono nei locali del polo tecnico posti sotto sequestro, e puntualizza che tale ritardo comporterà una maggiorazione dei prezzi. Il presidente suggerisce alla consigliera... Ma già ha comportato una maggiorazione dei prezzi. Tale ritardo ha già comportato... comportato una maggiorazione dei prezzi. E dei tempi. Dei prezzi... A che punto sei? Stanno chiamando. Stanno chiamando l'appello, presidente. Sì. A questo punto io rinvierei la lettura del verbale all'approvazione. C'è un limite a quello che uno può fare. Ha finito. Ma stanno chiamando l'appello, ragazzi. Alla consigliera Argiroffi di fare una comunicazione all'apertura dei lavori consiliari odierni per chiedere una convocazione dell'assessore. No. Come no? È finito il verbale? Sì, gli ultimi due righe sono. Quindi vuol dire che non nemmeno, diciamo, sono riprese minimamente le dichiarazioni che avevo fatto io, ma non è quello il problema. Approviamolo con più calma la prossima volta, non facciamo le cose con la fretta. Ok, così mi risento le tue dichiarazioni, ok, va bene. Va bene, allora alle ore 10 e 12, 11 e 12 la seduta è chiusa. Ok, giù si stacca.